follia, abbiamo bisogno del vostro pensiero, della vostra concentrazione, dobbiamo rompere tutti insieme 140 bicchieri con la forza del pensiero. E senza nessun trucco, questo lo sto giurando ai telegiornali, alle tutte ci guardano, noi faremo questo qui, al congresso magico, che è senza solo con la forza del pensiero. E sono con l'energia di 500 vari amici che si stanno per concentrare. Ovviamente le mie sono solo chiacchiere, perché? Perché un Guinness abbia veramente un valore ufficiale, invito tra l'altro qua sul palco Giada, il mio fratello di avventure. C'è solo un modo perché quello che stiamo per fare abbia veramente un valore, dare un numero univoco che garantisca la forza mentale del congresso magico che siamo in sala. E chi meglio di Miss Guinness 2009, 10 e 11, Lucia Sinigagliesi. Buon pomeriggio a tutti. Il Guinness World Records non è la prima volta che è qui a San Ventan, alla Magic Convention. Infatti Walter Rolf e Pier Stignani hanno già due record ancora correnti. Uno stabilito nel 2008 con il maggior numero di conigli estratti da un cappello magico e un altro stabilito l'anno scorso per il maggior numero di maghi in uno show di magia. Quest'anno proveranno una cosa totalmente nuova, mai provata prima, e tenteranno di rompere il maggior numero di bicchieri con solo l'uso apparente del pensiero. Come apparente? Infatti siamo tutti maghi seri noi. Sì. No, non c'è trucco. Io conto i bicchieri, poi vediamo. Vabbè. Allora, noi siamo nelle tue mani da questo momento in poi, sei tu il giudice arbitro unico assoluto. Quindi io mi sposto perché è un po' pericoloso. Sei passaggio. Fate, noi ovviamente decliniamo ogni responsabilità per le prime file, quindi fate attenzione, chiudete gli occhi. Ci mettiamo gli occhiali, vi prego, il movimento magico sarà questo perché voi sapete dobbiamo caricare l'energia. No? Va bene. Voi siete pronti? Sì! Sì? Avete energie mentali sufficientemente cariche? Sì. Bene, io non ho energie mentali da anni. Ah, ma com'è? La pubblica originale? Aspettate. Grazie a tutti voi per le vostre incredibili facoltà mentali, grazie e ho finito. Andiamo avanti. Ma devo dire che il vetro se si sente. Aspetta che lo faccio sentire. Thomas è l'unico che lo può mangiare. Un applauso a Thomas Blackthorn. Ottimo.
Per chi non ci credesse, ci sono dei bicchieri da provare. Se volete venire giù a mangiare del vetro anche voi, siete ben accetti. Abbiamo un risultato. È un risultato positivo. Con 66 bicchieri rotti totali. Ed è un nuovo Guinness World Record. Complimenti.